A Pescara, in Piazza Italia, tantissimi studenti e non soltanto di scuole superiori, ma anche studenti universitari, anche professori, anche politici, anche semplici cittadini hanno aderito alla manifestazione dello sciopero globale per il clima che è stato indetto in 150 paesi del mondo per rispondere davvero al messaggio che è stato lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, che dallo scorso mese di agosto ha iniziato a scioperare proprio per cercare di lanciare un messaggio ai potenti del mondo e per dire dobbiamo tornare indietro, questo mondo sta morendo soprattutto a causa delle politiche scellerate che sono state fatte contro questo pianeta. E allora il risultato è che questa giornata, venerdì 15 marzo 2019, è stato lanciato l'appello ai giovani che, seguendo l'esempio della svedese sedicenne Greta Thunberg, che tra l'altro è stata anche proposta come candidata al premio Nobel per la pace, si sono riuniti per dire basta ai cambiamenti climatici. Cosa fate nella vostra quotidianità per cercare di salvare questo pianeta? Raccolta differenziata, piccolissime robe. Evito di prendere la macchina quando posso, la luce e la differenziata soprattutto. Staccare la spina del televisore, quando si lavano i denti si può chiudere il rubinetto facilmente, oppure la raccolta differenziata che dovrebbero farla tutti quanti. Prima di tutto bisognerebbe andare a rivoluzionare l'economia, che si basa su petrolio, gas e carbone, quelle energie non rinnovabili che prima o poi finiranno. Cerco di dedicarmi anche io alle piccole cose che riesco a fare giornalmente, anche piccole accortezze. Cosa dovrebbero fare i politici, quelli che hanno dei posti di comando, per evitare che questo pianeta arrivi al capolinea? Avere un pochino più di buon senso magari. Più informazione, più la gente magari sa e più i piani alti si accorgono che qualcosa deve cambiare. Che effettivamente ci siano delle riforme e che l'utilizzo degli idrocarburi sia convertito in energia naturale. Senza una terra che è sana noi non potremo vivere il futuro. E dovremmo iniziare dalle piccole cose, come diminuire il tempo di una doccia. Il mondo è il nostro. E noi chiediamo a gran voce che cambi. C'è anche una piccola Greta Thunberg pescarese, possiamo dire, in Piazza Italia, che è intervenuta proprio in favore di questo pianeta. Lei è la mamma. Infatti ho tenuto di portare i miei figli stamattina, che sono piccoli, di vedere questi ragazzi grandi che sono i miei studenti, che stanno facendo la lotta per il clima. Liliana, quanto è importante salvare questo pianeta? Il pianeta ci serve per vivere. Possiamo cercare di rispettare il mare.